Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Purtroppo l'estate sta finendo per tutti, chi è ancora in vacanza, chi sta tornando e chi purtroppo non è proprio mai andato. Io fortunatamente sono stata in vacanza e sfortunatamente non sono riuscita mai a registrare un singolo video. Tra lavoro, tra vacanze, tra viaggi, tra famiglia, tra tutto, non ho mai trovato effettivamente un momento tranquillo per fare un video sensato. Visto che sta finendo agosto, volevo proporvi qualche idea per dei prodotti nuovi che ho scoperto in questa meravigliosa vacanza che ho fatto in Sardegna. Appunto, vi voglio far vedere 6 prodotti con cui mi sono trovata veramente benissimo. Iniziamo dal corpo. Prodotto numero 1. Sto parlando del balsamo prezioso per il corpo delle Driadi. Questa è appunto la confezione, 200 ml. Come mai mi sono trovata bene con questo balsamo corpo? Come tutti sappiamo, in estate la pelle tende a seccarsi molto, soprattutto se esageriamo con la prolungata esposizione al sole, di cui io non so niente. Questo burro, oltre a idratare, elasticizzare e soprattutto setificare la mia pelle, mi ha aiutato anche ad avere un aspetto non troppo unto nelle mie serate estive, ovvero all'interno di questa meraviglia per il corpo delle Driadi, a parte il profumo che è molto naturale, quindi a me piace molto, non so se riusciamo a vedere, sicuramente no, ci sono delle paillette preziose di glitter molto molto impercettibili sul colore del viola, che sulla pelle abbronzata donano un incarnato sensazionale. Ve lo giuro, sensazionale. All'interno di questo burro troviamo l'olio di argan, l'olio di mandorle e soprattutto il burro di karité, che è un toccasana per le abbronzature, soprattutto per chi le vuole prolungare. Cosa molto importante, per cui io mi sono trovata effettivamente molto bene, è che non contiene né siliconi, né parabeni, né oli minerali, né coloranti sintetici. Quindi perché vi consiglio di provare questo balsamo delle Driadi? Oltre a lasciare la pelle molto elasticizzata, setificata e molto profumata, quindi è un ottimo consiglio per chi vuole far tenere di più a lungo il profumo, lascia una scia di glitter quasi impercettibili, ma che comunque si notano, sulla vostra pelle per essere sempre sempre luminose. Il prezzo a cui l'ho acquistato sono 12,90€, si trova in tutte le profumerie. Secondo prodotto. Stiamo parlando di Sephora, del gommage Lèvres al miele. È stato un toccasana per le mie labbra. Sapete che io ho il tic di mangiarmi spesso le labbra, quindi a volte le ritrovo un pochino screpolate ed è difficoltoso mettermi il rossetto. Questo gommage l'ho comprato appunto da Sephora alla modica cifra di 5€. Cosa fa? Praticamente all'interno non è il classico scrub labbra che tu devi prendere e applicare sulla bocca. È un burro cacao al miele. Con un profumo di miele veramente forte, buonissimo, molto piacevole per le labbra. Si passa delicatamente sulle nostre labbra un paio di volte e all'interno, oltre ad avere il miele che è un ottimo elasticizzante cutaneo, rilascia dei granuli, dei microgranuli che fanno appunto il nostro scrub. L'estate, che come vi dicevo prima avevo le labbra molto secche, mi ha aiutato a rigenerare il tessuto e quindi anche con l'acqua salata non veniva seccata più di tanto la mia bocca. Terzo prodotto, ne ho già parlato nelle mie storie su Instagram. Ovviamente, come tutte le persone che hanno le sopracciglia chiare piuttosto che poche sopracciglia, bisogna far fronte a questo problema, ovviamente. Quindi bisogna cercare la propria matita sopracciglia adeguata. Per noi bionde la matita per sopracciglia è un'impresa trovarla, perché di solito le fanno sul grigio, sul marrone troppo chiaro, quindi tendiamo a avere difficoltà, o perlomeno io tendo a avere difficoltà a trovare la matita giusta per sopracciglia per me. Girando per la Sardegna ho potuto guardare tante marche diverse e ho scovato questo prodotto, che in realtà è sempre stato sotto i miei occhi, di Estée Lauder. È una matita dal nome Brownau, dire che mi ha aiutata tantissimo soprattutto nelle giornate in cui avevo la pelle molto scura per l'abbronzatura e quindi i colori classici per le bionde non sarebbero andati bene. Anzi, non si sarebbero visti quasi per niente. Il numero di questa meraviglia è lo 02 Light Brunette. Come pennino possiamo vedere che è in plastica, quindi non è la classica matita, ma è una matita praticamente in plastica. Il tratto di questa matita lo possiamo giusto vedere in questo momento sulle mie sopracciglia. Quindi vedete che nonostante io abbia i capelli veramente molto chiari, non stona con i capelli. Molto importante scegliere la matita per sopracciglia rispetto alla vostra carnagione e soprattutto ai vostri capelli. Ha un'ottima durata, io l'ho messa anche 2 o 3 giorni quando andavo in acqua. Mi è capitato ad esempio, io sapete che amo fare sub, andare sott'acqua, immergermi, ed è il mio sport preferito in assoluto. Ho detto proviamo la tenuta di questa matita sott'acqua per il tempo che io sono in immersione. Ragazze, quando sono salita, oltre ad essermi spatroniata la faccia in tutti i modi, quando io poi vado in acqua non vado a niente, sono nel mio mondo e quindi faccio di tutto e di più alla faccia. Risalgo in barca
e tadà, erano ancora perfette. Quindi per tutte le bionde che vogliono provare una matita che valga la pena, a 24,90€ avete Estée Lauder la numero 02 Light Brunette. Quarto prodotto. Come non può mancare il mascara? Dunque, io con i mascara sono un po' soufflin, nel senso che cerco sempre il mascara che mi dà un risultato ottimale, ma penso che comunque tutti siano così. Stiamo parlando di Pupa, del mascara Vamp. Io l'avevo già provato quando era uscito questo mascara e sinceramente non mi era piaciuto granché. Ovviamente ci sono sempre riformulazioni, quindi quest'anno ho voluto dargli un'altra chance, visto che comunque come tenuta è ottima, come prezzo è abbastanza moderato. Siamo più o meno sui 13€. Sotto io utilizzo spesso il mio primer di MAC, il Maximizer, perché sono abituata così. Però l'ho provato ultimamente anche senza primer e devo dire che sono molto molto soddisfatta di questo mascara low cost e soprattutto facilissimo da trovare. Quinto prodotto. Allora, la ditta è Young Blood High Definition, è una polvere minerale idratante, quindi cosa è praticamente? Io mi sono trovata veramente da Dio, non è una cipria normale, è una polvere ultra sottile, completamente trasparente e traslucida e ottima da utilizzare nei periodi estivi, dove comunque le pelli grasse tenderanno sempre a ungersi alla sera, magari quando uscite, fate serata e comunque vi ungete nonostante voi non abbiate messo il fondotinta. Questa polvere qua è stata in grado di mantenermi la pelle completamente perfetta ogni sera che io la indossavo. Vi verrà sulla pelle una patina simile alla seta. Non sto scherzando. Ci sono, oltre alla traslucida trasparente, ci sono altri 4-5 colori. In questo caso è stata ottima per le mie serate estive quando io sudavo come un caprone. Detto sinceramente. Il costo della cipria sono circa 30-32€, però vi garantisco che vi durerà un'eternità. Sesto ed ultimo prodotto. Il mio preferito. Clarence. Clarence ha fatto praticamente una linea estiva a prova di bacio ed è un'acqua per le labbra. Che cosa vuol dire? Come potete notare è praticamente acquosissimo come prodotto, ma perché? È composto dal 77% di acqua e in più all'interno aloe, acqua di lampone e altri 1000 ingredienti che mantengono le labbra completamente idratate. Ma perché questo è stato il mio preferito di agosto? Essendo un'acqua per le labbra, a mo' di tatuaggio. Potete scegliere addirittura la coprenza. Io di solito quando andavo in spiaggia e non avevo voglia di mettermi magari il burro cacao che era appiccicoso e quindi magari c'era il vento e mi ritrovavo tutti i capelli sulle labbra, ho comprato apposta questa Eau à Lèvres. Resiste appunto all'acqua, resiste al sole, resiste ai baci ed è veramente formidabile. Il prezzo è sui 24,90€. Avrete praticamente la bocca libera da qualsiasi texture di rossetto, gloss, lucida labbra piuttosto che burro cacao. Però avrete la possibilità di idratare nel contempo le vostre labbra con un effetto completamente naturale. L'effetto che mi piaceva di più in spiaggia è che sembravo truccata, tra virgolette, ma non avevo niente sulle labbra se non questo. Questo è stato il rossetto che ho utilizzato maggiormente in quest'estate. Bene ragazzi, il video dei miei preferiti di agosto è terminato qua. Mi raccomando, lasciate nei commenti qua sotto che cosa pensate e quali sono i vostri di prodotti preferiti di questo agosto 2018. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, let's talk about it.